ne avete messo di tempo, eh? Adesso raggiungete il controllo missione, vi aspetto. Toc, tic, toc. Ora basta giochetti. Quanto si può sopravvivere nell'etereo solido? Procedete con cautela. Essendo passato qualche giorno, immagino che ormai sia già morta. Potrei aiutarvi, ma... perché dovrei fare una cosa così stupida? Scusatemi tanto, ma è tornata la corrente. Posso finire di trasferire i miei dati a Omega. Ciao. Ci sono altri modi per far parlare Peck. Tornate al villaggio. Qual è il tuo piano, Ravenoff? Le prime persone che Omega ha inviato nell'etere oscuro sono tornate impazzite. I loro resoconti non erano affatto credibili. Per estorcergli la verità, abbiamo creato un siero speciale. Questa tessera vi darà l'accesso ai materiali necessari con i quali creare una dose. Bene, trovate i componenti, create una dose. Peck assaggerà la sua stessa medicina. Sono scettico sull'efficacia dei sieri della verità, ma ci sono sempre delle eccezioni, specie quando c'è di mezzo l'eterio. Scheiße, idiota! Devi fare un sistema di vaporizzazione convincerà Peck a parlare. Non esiste mente accademica più sprecata di quella del dottor Peck. Vittima della propria arroganza, e questo ha permesso ai sovietici di farne una loro pedina. Il mio siero della verità. Vi credete furbi? Pare di sì. Ho tutti i sintomi, hanno solo le allucinazioni. Ricordi, i miei ricordi. Ah, giusto, sono tutti morti o infettati. Andate al centro dati, lì potrebbe esserci qualcosa di utile. Dovrebbe andare bene, penso. Sì. Ok, messo. Se non è quello. Ecco il secondo codice d'attivazione. Bella, ben fatto. Lì. Adesso possiamo riavviare il mainframe. Perfetto. Ok, è nato. Ecco, culo. L'ho sentito. Sì, l'ho preso. Vediamo se questa è la volta buona che diamo il terzo codice, così abbiamo fatto anche questo step. Spero di sì, perché... è l'ID di tracciamento di Max. Ora il portale può individuare. Perfetto, ragazzi, perfetto. Step finito. Al CD. Prendilo. Bene, ora riavviamo il mainframe. Se funziona, riusciremo ad aprire lo squarcio e a localizzare con esattezza. Guarda il computer vicino al pallone. Questo qua. Dobbiamo mettere il flop. Disco ricevuto, download dei contenuti. Messo il floppy disk. È già qualcosa. È già qualcosa. Forse Peck può ancora capirci. Peck, dobbiamo stabilizzare il portale. Voglio la verità. La verità. Paese, i miei ideali, Marta, la sua verità era prima. La verità è così. Dottore, è successo perché io mi sono messo a toccarne uno e mi ha dato la scappata. Partito la prima ondata, o la seconda, la prima. Abbiamo sentito prima di perdere la base, prima. Prima che le bestie si riversassero nel nostro mondo. Vai sul posto. Il karma è una brutta bestia, dopo tutto. Non so dove hanno nascosto i cristalli, ma un eterometro dovrebbe rilevarli. Ce n'è uno in un armadietto vicino, posso darvi il codice. Il codice è 7260. Per ora Ravenoff non ci ha fregati, Weaver. Forse merita davvero la nostra fiducia. Ok, dovrei esserci. Sì,
Eccolo qua. Eccolo. Come faccio a prendere il guanto da questo? Vabbè, in poche parole, qua noi dovevamo usare la pala. Io ero qua in mezzo alla merda. Dovevamo usare la pala in quest'angolo qui. Quello un po' più bianco, così con l'immagine. Ora andiamo a fare gli altri. Preso. Preso. No, li dobbiamo mettere in tutti gli interruttori, vabbè. Ok. Mi vado a fare l'altro, l'ultimo. Così può bastare. Andate all'UPC. All'UPC. Vai. Esplode tutto. Manca poco. Oh, che è questo? Un cinese. Belli. Ah, no, bellissimo. Grazie alle piatte. Olè, vai vai. Un momento, che succede? Che ti è zombie? Di sta bandiera a bandiera russa. Questa è un punto di domanda. Ieri era il punto di domanda. Questa qua è americana, quindi no? Metti il punto di domanda. Perché è questa? Perché sono due russe e due americane. Riallineate la mia parabola. Cosa avete in mente di fare? Ok, adesso qual è che hai scelto? Vero, Peck? Sta a vedere. Ne quella vale la bandiera misteriosa. Che diavolo è? Perché sparate un laser spaziale contro la mia parabola? Ok, raga. Vinci. Sono qua tutto liscio come l'olio, come si può dimostrare. Soltanto le trappole sono veramente una faticaccia. Cioè, dai, è davvero che funzionerà. Reagisco con l'OPC. Vai con l'OPC e vai col video. Io vedo tutto nero. Eccolo qua il video meritato, tutto nero. Arriva, arriva. Silenzio. Che ti è successo? Che ti è successo? Tutta eterea sta donna. Tu sei Requiem. Vai. Vai, vai. Goodbye. Qua esplode tutto. Certe cose non le avevo viste tipo ieri, ti avevo fatto meno caso. Anch'io. No, dai, è rimasta buggata l'auto, sono soltanto le ruote. Dai, quello sì, c'era anche ieri. Okay. Io vedo il pupazzo. No, io vedo il personaggio che sta andando. Adesso li ha fatti. Ah, lei è arrivato un uomo. Guarda. Scende bene questo uomo. Scendete quel giorno e andatevene da lì. Stanno arrivando le forze Omega. Adesso è vulnerabile, vai, attacchiamo. 1005, non so dove te lo colpivo, in quel buco grosso. Ma cos'è questo buco grosso? Vabbè, c'è la testa, che brutto. Io mi ho detto che altro, ho messo tranquillo, tranquillo. Chi è questo qua? E chi è? Il figlio di Geronimo Stilton, quello, eh? Non c'è stato tutto il tempo, è arrivato all'ultimo a rompere i coglioni. Oh, cos'è sta roba? Oh my god, ci sono i Robocop. No, ci conviene abbattere l'orda che è i Robocop.
Minchia, Aliens contro Predator, e Predator che è scappato. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? C'erano delle cose stranissime, delle farfalle pazze. Sì. No, quelli che scappano, quindi almeno... Vado. Ok, dai. Dai, che resisti sta merda. Allontanatevi da lì. Munizioni, Gabri, dell'altra. Mirate alla testa. Ora! Mirate la testa, ora, orda, ora. Dai. Dai, che domani lo vedrai. Perché non c'ho il mio potere dell'invisibilità? No. Dai, che è morto, Gabri, è morto. Oh, mi stavano per fare, attenzione, ma si è deciso tutto così. Boom. Ma va a cagare, deretano infiammato. Ma guarda lì. Ma quella cosa lì che lanciava le farfalle, guarda, mi stava di un antipatico. Ma che faccia c'ha sta donna? Ma l'avete vista, ragazzi? Ma che schifo è? Ma quanta merda c'è? No, dai, raga. Hanno voluto spiattellare subito sta mappa. Via, facciamo i ritocchini. L'elicottero ora arriva. Ma va a cagare, elicottero di merda. Vedo, tranquilli. Buona salvata, grande Maximus. Oh no. Tu non vieni con noi? Beh, con una con sti occhi così viola. Non mi fido, vai pure avanti. Guarda lì. Tra un po' si trasforma. Questo si trasforma. Questo qui c'ha il braccio monco, poverino. Infetto. Si è lussato il gomito, poverino. Ricorda. Tutte le cose rotte. Cosa c'ha gli occhi viola? Bravo. Vai. Ma non il tuo braccio, caro mio. Il tuo braccio non si aggiusta. Ormai sta catanata. E adesso il video spezza. Vabbè dai, grinta, adesso fa vedere il pezzo, tutto convinta, che parte. Noi siamo lì pronti come due minchioni. Che non valiamo niente al confronto. Ah sì, il pezzo che avevamo visto ieri sera, non ti ricordi questo? Ah sì. Il colonnello. No, ma non è la sua ragazza questa che a cui era innamorata, Perché non dovrebbe essere Marta. No, no, Marta è una ballerina, diceva. Se tu gli parlavi, lui piano piano ti parla un po' di cazzate sue. E mo se toglie l'occhio. Perché anche lui ha voluto fare la Rai M84 e gli serve l'occhio, cazzo ne so. Ma questo qui c'ha i capelli troppi tenuti bene, mi sa che non è mai sul campo. Guarda lì. Una carta da parati. Sì. Ma troppo puliti. Terminato l'easter egg, ragazzi. Abbiamo completato quindi anche questa mappa, la Firebase Z. Famosissima Firebase Z, durata 2 giorni. Famosissima. E vabbè. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima.